Abbiamo aspettato fino alle 4 e un quarto e adesso apparentemente ha smesso di piovere, c'è solo una leggerissima piovigine, appena fastidiosa. E siamo quindi riusciti a parcheggiare la macchina sotto il Monte Torque, sostanzialmente. Monte Torque, nella contea di Kerry, vicino a Killarney, è una montagna tipicamente di allenamento per chi fa trail e corse in montagna. È piccola perché sono solo 535 metri, ma offre in teoria un bellissimo panorama dall'alto, che è quello che speriamo di andare a vedere. Appena fuori dal parcheggio a sinistra si trova questa barra, va superata e poi si comincia la passeggiata. Andiamo. Dopo il ponte dovremo girare a sinistra. Siamo appena usciti dal bosco e stiamo entrando in una specie di pradura. Aspetta, frontiera. Frontiera, fine l'acqua lo faccio. Cioè, c'è un po' il vento, ma alla fine si sta bene. Non sta piovendo e quindi è già un successo. Quello non era vero, scherzo. Davvero, è azzurro. Io non l'ho visto. E che D'altronde, basta, voltarsi via un secondo e fisso le scompare. Quindi un po' dopo usciti dal bosco si arriva a questo bivio. Di là non so dove si va, ma di qua in teoria si procede verso la vetta del Torque. Dovrebbe essere là dietro da qualche parte. Infatti, Torque. Adesso è iniziata la passerella, sono sostanzialmente dei travetti della ferrovia che hanno riciclato il legno e hanno messo qua per fare un sentiero, ricoperto tra l'altro il legno di una rete metallica che fornisce davvero un ottimo grip. Li ha messi qua per, vabbè, creare un sentiero per gli escursionisti, ma sostanzialmente per costringerci tutti a camminare giustamente qua per non erodere il terreno circostante, perché è molto delicato. Un salire di una comodità quasi, quasi imbarazzante. Vado. D'altronde sui lati il terreno è fangosissimo e si sprofonda probabilmente nel fango e nell'erba. Piove sempre, è normale. Ma che bei panorami, va! Stiamo passeggiando da circa un'oretta, anzi un'ora proprio, abbiamo fatto 3 km, la cima non dovrebbe essere troppo distante. Abbiamo prima incontrato due escursionisti che ci hanno detto che effettivamente non mancava molto, stiamo a vedere. Si è alzato un po' di vento, bello freddo e gelido, e comunque siamo ben attrezzati, quindi non c'è problema. Il fronte nuvoloso sta avanzando
in maniera preoccupante. Vi facciamo vedere tutto. Ecco, aspetta, arrivo. Ecco, eccoci, non so se ci vedete, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo messo esattamente 1 ora e un quarto, fatto 3,7 km, quindi assolutamente niente di che. Il bello di questa montagnetta è che nonostante sia solo 535 metri, è l'unica che c'è in mezzo a questa bellissima contea. E quindi di qua vediamo il lago, il parco nazionale di Killerni, dove eravamo prima, quella là è la cittadina, e invece da quest'altra parte ovviamente c'è il resto del Rainbow Carry della contea. Forse c'era qualcosa da vedere anche da questo lato, ma stanno arrivando i voloni pazzeschi. Alla fine abbiamo fatto bene ad aspettare il pomeriggio, la gatta tutta la mattina, e siamo arrivati in vetta con il sole, meglio di così non ci poteva andare. Molto contento, ti è piaciuta? Passi un pochino questo bel panorama dal video, anche se sappiamo che non sarà mai la stessa cosa rispetto ad essere qua. Noi siamo super soddisfatti, non ci aspettavamo di trovare il sole in vetta e ci ha fatto veramente un po' di piano. Quindi adesso metto via l'attrezzatura come al solito per la discesa e poi ci vediamo giù al pattuglio. Eccoci qua, abbiamo finito 3 ore, 1 ora e un quarto salire, poi una mezz'oretta a fare i video, e l'abbiamo presa tutta con calma per scendere, perché con i sassi bagnati è meglio fare un po' di attenzione. È un'escursione consigliata a tutti perché è comoda, è facile, e le passerelle aiutano tantissimo sia in salita che in discesa. E l'unica cosa è aspettare il momento giusto per salire, quindi guardare il meteo e incrociare le dita. A noi è andata bene e sicuramente lo consigliamo veramente tanto. Al 100%. E adesso finalmente ce ne torniamo a casa a mangiare qualcosa, perché sì, è ora di cena. Alla prossima.